Buonasera, buonasera a tutti. Oggi qui con noi abbiamo tre ospiti. Diamo il benvenuto a tutti quanti loro. In primis una donna Tiziana Alterio, ben ritrovata tra noi, ciao Tiziana. Grazie Margherita, grazie per questo invito. Grazie. Conosciuto al nostro pubblico anche Michele Putrino, grazie bentornato. Ciao Margherita, buonasera a te e a tutti. E benvenuto soprattutto a Vincenzo Maddaloni, il primo giornalista professionista della storia italiana. Grazie per essere qui. Ciao Margherita. Vincenzo di solito si collega da Berlino, oggi è in collegamento da Venezia, quindi dall'Italia. E, e Vincenzo, grande amico di, di Giulietto, eh, lo ricordo sempre, tanto è vero che oggi ha postato sulla sua pagina Facebook anche un video di Giulietto eh, dalla, dal confine con la Crimea, che era un video del 2014, dove spiegava bene la storia della Crimea e i rapporti che ha avuto con la Russia e con l'Unione Sovietica. E vuoi dirci qualcosa, eh, partirei da questa questione Vincenzo, vuoi dirci qualcosa sull'importanza per la Russia, per la Russia di Vladimir Putin anche di questo ponte che è stato colpito sabato? E questo ponte che è stato colpito, che collega, come tutti sanno, la Crimea e la Russia, ha reso ancora più incandescente la situazione, già incandescente di per sé stesso. La disinformazione è diventata ancora più disinformante. Lo vedo perché in Italia perché sono costretto a vedere il Tg1 e di solito non arrivo fino alla fine perché è una cosa di grande sofferenza soprattutto per questa disinformazione continua, però nonostante tutto io sono speranzoso nel breve termine, perché credo in questo incontro del G20 tra Putin e Biden. Perché? Per due motivi. Il primo motivo è che nonostante tutto russi e americani in tutto questo periodo di crisi hanno continuato a parlarsi. Secondo una tradizione che risale ancora ai tempi dell'Unione Sovietica, cioè quando erano entrambi di fronte a un baratro, preferivano parlarsi in questo senso qua. E questa è una E il secondo motivo praticamente è che assolutamente siamo a un punto di crisi talmente alto che eh, lo scoppio della bomba atomica, un intervento atomico è dato quasi per scontato. E quindi di fronte a queste due situazioni penso che ci sarà, non dico un accordo da sera mattina, ma comunque un'intesa di abbassare i toni. Concludo perché sono tanto fiducioso in questi incontro, perché nonostante tutto russi e americani hanno un certo feeling, perché hanno un certo modo di pensare, e quindi praticamente non, non hanno bisogno di tanti complimenti. Ecco, è tutto qua. Perché sono sempre stati due grandi sì, potenze, ma, sono molto, che ma no. non solo quello, anche dal punto di vista umano. Sono molto programmatici: hanno gli stessi casini. Sono due nazioni grandi, quindi hanno un rapporto abbastanza simile, tra virgolette, come tratto con i propri concittadini. E quindi in questo senso qua si capiscono benissimo. Penso che fosse ben condensata questa visione appunto di intesa in quel famoso incontro che c'è stato tra Reagan e Gorbaciov in cui spenti i televisori si è visto no? questo modo di trattarsi che non è un modo di appoggiarsi l'uno all'altro ma così come può essere un conversare tra due agricoltori, no? nel senso eh, oggi c'è stata poca, poi oggi oh, domani speriamo di un raccolto migliore. Ecco, in questo senso qua, come erano anche gli incontri, quelli che gli permettevano di fare tra Trump e, e Putin, d'altronde. Sì, però era già una, una certa difficoltà diversa, un certo modo di pensare, perché eh, diciamo così, Trump a appartenere all'upper class, a tutto un altro modo commerciale eh, di analizzare gli avvenimenti. Infatti Trump da furbacchione non ha fatto nessuna guerra, nessun intervento eh, perché ha capito che l'intervento dal punto di vista monetario si sì, aiuta a vendere armi, ma ha dei riflessi, può avere dei riflessi svantaggiosi anche e soprattutto per gli Stati Uniti. E quindi con Putin praticamente penso, suppongo, che sia stato un conversare più rigido in questo senso qua, uno scrutarsi a vicenda. Poi magari uno avrà accettato il whisky e l'altro la vodka, Beh, perché esiste anche questo in queste cose. Per fortuna e... esiste anche questo sì. per il momento. Ma, e... Ci sono stati tre grandi attentati, sono stati definiti attentati terroristici, quindi a partire dal 20 di agosto con la morte di Daria Dughina, poi c'è stato l'attentato al Nord Stream e poi questo attentato al ponte di Kerch. E non credi che questi attentati siano avvenuti anche in una fase di trattative che sono sullo sfondo, che sono trattative segrete che noi non possiamo conoscere tra le due grandi eh, potenze, Stati Uniti e, e, e Russia? e Qualcuno, qualche servizio segreto, abbia cliccato qualche bottone di troppo per intervenire in queste trattative. Ma non c'è dubbio che questa, questo corrisponde a una verità assoluta, assolutamente, perché che non è basata una verità sulle sensazioni, ma direi sulla tradizione, no? Perché questi attentati mirano soprattutto non tanto al mio modo di pensare a indebolire la Russia, bensì servono come scopo per approvvigionarsi di simpatie abbastanza diffuse e soprattutto di soldi e di armamenti. No? Poi ci sono delle visioni di cronaca non uh, ignorate e assolutamente però importanti nel loro piccolo. Io due, due settimane fa sono stato a Tallinn. E ho girato un po' per le repubbliche baltiche, anche per rendermi conto di persona, siccome si parla un giorno, sì, un giorno, no, di repubbliche baltiche. No, andiamo a vedere da vicino, perché praticamente si trova poca roba sui giornali. Allora, cosa ho scoperto? Per esempio, tra cose che davanti all'ambasciata eh, russa hanno depositato quintali di, di immondizia, no? E, cioè, voglio dire, questa è una cosa che è intollerabile per certi versi. No? Non hanno piazzato nel Palazzo del Governo la bandiera ucraina di fronte alla chiesa cioè, eh, di Alessandro Nevsky, che è il, il tempio più grande dell'ortodossia dell russa presente in Europa ed è una rappresentanza del potere russo perché questa cattedrale dipende direttamente dal patriarcato di Mosca. E quindi questa è una gestualità che poi culmina in questi attentati, no? E costituisce una massa di odio e di ignoranza su quali poi tutti pescano, da ultimo i russi. Da ultimo i russi, infatti. Sì, esattamente, perché non, è, non hanno quella malizia, no? che hanno gli europei che hanno altri popoli questo è un po la realtà Michele Putrino ehm, c'è anche da dire che eh, tutte le proposte oddio sono in realtà pochissime tutte le proposte di mediazione che sono arrivate sono arrivate non da delle cancellerie politiche soprattutto non sono arrivate da delle cancellerie dalle cancellerie europee ma per esempio l'ultima proposta con un minimo di eh, efficacia è arrivata da Elon Musk attraverso Twitter. Eh, cosa ci puoi dire in relazione a questo? Forse la nostra politica non conta più nulla. Ma io penso che in realtà eh, stiamo guardando nel cerchio troppo stretto, cioè noi guardiamo soltanto in questa guerra, in un rapporto tra Stati Uniti, diciamo essenzialmente eh, e Russia. Quando in realtà dovremmo allargare lo sguardo e vedere chi altro c'è in gioco qui. E a mio parere quelli, la parte, i giocatori più importanti sono i cinesi. Io temo, temo seriamente, sono ogni giorno sempre più convinto, che in realtà, dietro a tutto questo caos, eh, questa azione in corsa, questa voglia pure di spingere eh, l'Oriente a schiacciare, usiamo così l'Occidente ci siano i cinesi. È un po' per dirlo in maniera un po' più netta: eh, come gli Stati Uniti stanno utilizzando l'Ucraina come un bastone, diceva Giulietto Chiesa un tempo, eh, contro la Russia. Io inizio a essere sempre più convinto, ma non da adesso, da un bel po', che la Russia è il bastone dei cinesi. Cioè c'è cioè questa operazione sotto e a me sembra molto palese e temo sia è eh, stata avviata da tempo compreso il discorso del covid anche perché se voi andate a guardare l'andamento pure del, eh, del covid, insomma del, dei casi la Cina l'ha usata in maniera proprio strategica, cioè all'inizio è durato tipo non ricordo un mese, poi piatto totale e qualche giorno dopo l'attacco in Ucraina ha fatto ripartire i casi a Rafika. Ora Diceva Agatha Christie: un caso è un caso, due, eh, due casi sono semplicemente una coincidenza, però tre cominciano a diventare troppi. Ci, ci sono troppi fattori che fanno, eh, che fanno vedere come la Cina sia una, la vera protagonista in realtà di tutta questa operazione. E temo che gli americani siano perfettamente coscienti di tutto questo. E non lo dicano per non dare ragione a Trump, perché se vi ricordate all'inizio, tanto nei tempi di Trump, Trump continuava a dire che il vero problema non sono i russi, che anzi i russi dovevano essere portati nel, nel, nell'ambito occidentale, quale chi conosce un po' l'ambiente russo, molti russi no? vorrebbero entrare in realtà nell'area nell occidentale. Ebbene, se. Guardiamo le, le cose in questo modo, tutto inizia ad acquisire un senso, perché altrimenti è tutto senza senso. Non, non ha senso del perché ad un certo punto eh, gli americani eh, si sono messi a spingere in maniera così folle per fare cosa? Per spezzare veramente i russi, come dicono loro, a frantumare la Russia in tanti pezzetti. È una follia. A Washington non credo siano così idioti da pensare. Che si possa fare una cosa del genere con, con un una nazione come la Russia la conoscono da la, tra l'altro eh, da, da ormai da un secolo sanno bene chi sono i russi la cultura russa e così via a questo punto l'unica cosa che mi viene da pensare è che ci sia questo gioco dietro culturale e attenzione guardate che il giorno 16, eh, ovviamente magari gli, eh, chi segue la Casa del Sole lo, lo sa abbastanza bene, il giorno 16 ottobre è una giornata importantissima perché c'è la riunione eh, del Consiglio eh, del Partito Comunista Cinese e credo che non sia nemmeno un caso che gli eventi in corsa stiano tenendo in, in conto tutto questo. Pensiamo anche alla reazione della uh, Corea del Nord, non può essere un caso che proprio adesso... Quindi quello che io vedo dietro c'è una regia cinese molto furba, molto intelligente, e non a casa, sempre, mi sembra notizia della scorsa settimana eh, ci sia stata un'incredibile, un incredibile, eh, è scoppiata la pace, hanno scritto alcuni giornali, tra l'India e la Cina, che erano in guerra da un sacco di tempo. Quindi, ripeto, troppe coincidenze, troppe coincidenze strane. E se non riusciamo a capire, questo, a mio parere, è, beh, la guerra appare completamente priva di senso. Con, con l'aggiunta di questo fattore così fondamentale, che ricordiamo per chi non, non ne fosse a conoscenza, i cinesi sono convinti di essere i portatori della civiltà del mondo, ed è una cosa importante questa. Eh? Cioè, sono convinti che noi siamo dei trogloditi, degli arretrati e così via, e che devono essere loro a divulgare questa visione. E beh, secondo me se aggiungiamo questi fattori tutto inizia un po' a chiarirsi e forse in di fronte a questa visione è ad un certo punto possibile trovare una soluzione. Senza tenere in conto questo si rischia veramente la guerra, la guerra nucleare. Ma In effetti comunque la Cina, al di là del fatto che sia un grande player, probabilmente più uno tra i più importanti, comunque eh, ufficialmente è l'unico paese che sta cercando di mediare eh, in pubblico. Ma... Quindi ha è un ruolo. Ma... Eh, però Margherita, scusa, volevo dire prima, non nucleare, volevo dire mondiale, che è un po' una cosa diversa. Eh però sappiamo quanto sono furbi i cinesi. Attenzione anche questo: sono doppio giochisti. E per guardare, un po' a sostegno di quello che sto dicendo, per dire che non è semplicemente una teoria fatta solo eh, sulle coincidenze. Io da un po' di giorni guardo tutti i giorni il Global Times, cioè è un continuo attacco pesante agli Stati Uniti e non è. Cioè, un paese che vuole essere di mediazione o di agire come parte terza non spinge il suo principale giornale di propaganda politica internazionale a quel tipo di mosse. Quindi ecco, cercherei di vedere tutto un po' come una grande scacchiera e vedere un po' chi sono i veri protagonisti dietro tutta, tutta questa storia. Io a questo punto vorrei chiedere a Vincenzo Maddaloni cosa ne pensa anche delle voci che ci sono state eh, due settimane fa su un presunto golpe ai danni di Xi Jinping, proprio due settimane prima dell'inizio del congresso. Mi senti silenzioso, vedi? perché tutte le interpretazioni che si fanno di queste vicende, di questi teatri, eh, non arrivano a una sintesi diciamo, credibile, no? perché tutto è possibile e tutto non è possibile. Io non vedo una frantumazione, una frattura tra eh, Russia e Cina in questo senso qua, perché sono accomunati da medesimi intenti, cioè togliere il potere del mondo agli Stati Uniti, questa è una storia consolidata a cui si è accodata l'India, lo sappiamo benissimo e che tutti rappresentano insieme metà della popolazione mondiale quindi su questo scenario si possono intavolare mille cose diciamo che i cinesi più di, di qualsiasi altra eh, nazione chiamiamola così, no, sono molto pragmatici indirizzati a quello che sono i commerci hanno la leadership diciamo, mondiale, quindi non vogliono crearsi eh, problemi più di tanto. Il Partito Comunista è Partito Comunista? Punto di domanda. Certamente non sono arrivati alla disgregazione che può essere in Italia, di cui la rappresentanza pessima, anzi, non la reputo, una rappresentanza, è il PD che difende gli ucraini. Vabbè, chiusa la parentesi, no? in questo senso, fa. ma. Cioè personalmente sulla mia piccolissima esperienza non vedo svilupparsi questi teatri, non vedo quale interesse abbia la Cina di assumersi una leadership sullo scenario mondiale, bensì il suo sforzo è di creare il massimo delle alleanze, appunto, per raggiungere, diciamo, insieme, sembra una suddità, ma è così, e strappare quella. Eh, monopolio governistico degli Stati Uniti. Io lo penso così. Sì, in effetti, come se ci fosse un passaggio di potere da un grande impero che erano gli Stati Uniti d'America a qualcosa che si sta creando, ma che comunque subisce molto il fascino della Cina. Eh, beh, infatti, ma, eh, la testimonianza l'abbiamo eh, a Samarkand, l'abbiamo avuta, no? Su cui diciamo così, questa coraggiosa prudenza della Cina ha avuto 20.000 nel pronunciarsi sulla guerra in Ucraina e sui comportamenti russi. No? Da de parte dei cinesi c'è stato, come si chiama, un prudente silenzio, coraggioso aggiungerei anche, silenzio, ma questo non vuol dire praticamente che tra i due paesi non ci siano degli accordi che vanno al di là di quelle che possono essere le apparenze, a mio modo di vedere. Perché gli interessi tra, le due, tra i due paesi, a cui, ripeto, si aggiunge l'India, eh, sono l'ultima chance che loro hanno se vogliono praticamente, ripeto, togliere il monopolio del potere agli Stati Uniti. L'ultima chance, Tiziana. Secondo te siamo di fronte ad un'ultima chance per il pianeta? Beh, questo è difficile dirlo perché eh, insomma poi gli eventi si stanno susseguendo in modo davvero così rapido. Sicuramente, ecco, eh, intanto eh, rispetto a Elon Musk, come mai ecco, una persona eh, così eh, entra anche in una questione politica? Beh, perché gli interessi di, di queste grandi multinazionali sono tantissime, io direi che c'è anche una dimensione geopolitica della tecnologia a cui non eravamo abituati prima perché ecco se nel passato era difficile sabotare i cavi sottomarini oggi invece con i droni proprio sottomarini è molto più semplice quindi eh, c'è la consapevolezza di una grande vulnerabilità anche perché i sistemi di backup di dati sono molto deboli quindi eh, insomma c'è anche quest'altra dimensione ehm, che, eh, che a cui stiamo assistendo c'è un cambio di passo però eh, notevole in questi ultimi giorni quindi ecco, rispetto alla Cina direi che eh, Putin non avrebbe eh, probabilmente alzato i toni se non avesse avuto delle rassicurazioni di, eh, di alleanze, accordi e il cambio di passo è eh, importante che il Cremlino paragona i nemici alle organizzazioni terroristiche, questo è il primo eh, cambio di passo importante, il secondo che a capo dell'operazione eh, militare eh, è arrivato il generale Sergei Slovikin quindi insomma eh, c'è eh, un cambio di passo eh, importante e eh, per eh, capire anche come, come ragionano eh, i russi, anche Putin, e fra l'altro eh, nell'ultimo discorso importante il, quando c'è stata l'annessione del, eh, delle regioni, delle quattro regioni in Ucraina. Lui ha eh, detto testualmente: Sono pronto a tutto per non soccombere al sistema coloniale. Ora, questo sono pronto a tutto. Io per un attimo sono andata indietro nella, nella storia. Eh, vi ricorderete, insomma, fu l'opinione pubblica internazionale: fece scalpore pubblica internazionale i due eh, attentati durante la seconda guerra cecena al teatro Dubrovnik e alla scuola di, Be di Beslan nel 2002 e nel 2004, eh, quando le forze separatiste cecene armate anche dalla CIA e dagli Stati Uniti eh, irruppero prima nel teatro e poi in una scuola quale fu la risposta di Putin? beh fu, eh, fu di eh, entrare eh, in eh, questi due luoghi eh, uccidendo anche moltissimi massacrando moltissimi civili anche bambini perché eh, possono essere sacrificate centinaia di vite umane anche bambini di fronte All'interesse superiore della Russia. Quindi eh, questo cambio di passo eh, mi vede eh, personalmente preoccupata, per cui sono contenta delle parole di, di, di fiducia e di speranza che abbiamo ascoltato prima, ma è eh, eh, evidente sotto gli occhi di, tutto, di tutti che, eh, insomma, questa escalation eh, si fermerà, ma dipenderà molto ora da. Eh, se ci sarà questo incontro tra Putin e Biden, se Erdogan riesce a mediare così come si è, ehm, si è profilato, insomma, come come persona adatta a mediare, c'è cioè chi dice che la persona più adatta sia Trump. Insomma, siamo sull'orlo del precipizio e questo è difficile dirlo, ma che ci sia un cambio di passo è sotto gli occhi di tutti. Sì, io mi ero già preoccupata fin dall'inizio quando ho visto che c'era Kadyrov. Perché ricordo quello che scriveva e quello che raccontava poi Giulietto sulla guerra in Cecenia, eh, ed era assolutamente contrario ai metodi che Putin ha utilizzato in Cecenia. Dopodiché, dopo Kadyrov, eh, domenica scopro questo generale cosiddetto Armageddon. Quindi è evidente che cambia completamente la, la situazione militare sul campo. Eh, però credo che questo generale Armageddon, così è stato chiamato, eh, continuerà, continuerà a bombardare, quindi un'opera di mediazione eh, probabilmente sarà eh, sempre più difficile, almeno fino ad arrivare a Bali, a Bali dove saranno presenti sia l'amministrazione russa che quella eh, statunitense, ma anche l'amministrazione di Zelensky, per quanto possa contare Zelensky. E, Cosa, cosa possiamo aggiungere eh, su eh, quest'opera di mediazione che, che ci può essere? Possiamo noi fare qualcosa di più oppure eh, dobbiamo attendere i prossimi eventi? Ma eh, io in tutta questa, insomma, questo, que, questa opera di mediazione l'Europa è dichiarata assente perché non vedo nessuna eh, nessun azione importante eh, da parte del, insomma, di, di, di Bruxelles, eh, quando in realtà questo sarebbe stato un momento importantissimo per l'Unione Europea eh, per, per essere proprio il uscinetto ideale tra, eh, tra queste due potenze, gli Stati Uniti e la Russia. e Invece, credo che abbiamo deciso di schiantarci, di accettare la deindustrializzazione, ormai è un dato di fatto, anche della Germania, eh, la distruzione delle nostre piccole e medie imprese. Insomma, abbiamo, stiamo accettando supinamente eh, i diktat degli Stati Uniti. Quindi eh, ecco, eh, l'Unione Europea è eh, a questo punto sul tavolo delle trattative, del, è assolutamente inefficace e eh, assente. Bisogna sperare in un dialogo diretto, come poi la storia a, mh, ci insegna, un dialogo diretto tra, eh, tra le, due, le due potenze che eh, sono le vere, eh, come dire, le, i veri attori in campo. Um, questo è, diciamo, lo scenario che io vedo da qui a breve. Ma tu che di manifestazioni sei esperta, eh, mm. si sta preparando qualcosa? Sì, stiamo immaginando come fronte del dissenso una, una manifestazione. No, non è semplice, Margherita, in questo momento perché eh, dopo due anni di manifestazioni eh, dove gli italiani hanno anche dimostrato eh, di essere un popolo consapevole eh, e di saper anche scendere in piazza rivendicando i propri diritti, quindi contro il Green Pass, c'è una stanchezza generalizzata e poi questa guerra quando appunto poi si invocano eh, le armi nucleari, la guerra nucleare c'è una sorta di annichilimento perché eh, si si sente impotenti rispetto a tutto questo che è molto più grande e quindi eh, stiamo provando a, a ricompattare eh, i territori eh, perché è sempre da lì che parte poi eh, parte come dire, la coscienza collettiva e quindi la possibilità di, ehm, di eh, fare anche delle manifestazioni che, siano davvero, che abbiano due obiettivi, quello di chiedere che non vengano più date armi all'Ucraina e di eh, bloccare queste sanzioni che sono un vero e proprio suicidio. Per l'Unione Europea. Ora abbiamo iniziato a mettere, eh, a mettere in campo alcune idee, eh, vediamo che cosa riusciremo a, eh, a portare avanti anche con contatti internazionali? Certo, sì, stiamo cercando di, eh, proprio perché è una questione che va assolutamente al di là dell'Italia, stiamo cercando di, eh, di coinvolgere altri paesi, l'Inghilterra, la Spagna, la Grecia, in modo tale che possa essere una mobilitazione davvero internazionale. Michele, eh, ne parlavamo l'altro giorno anche con Roberto Quaglia e Massimo Mazzucco. In tutto questo di Israele si sente parlare poco, però sappiamo che Israele è molto presente anche in Cina. I Rochil sono molto presenti anche in Cina. Cosa, che ruolo può avere se ha un ruolo? Cioè, a me sembra strano non sentire parlare di Cina in questo, eh, di, scusa, di Israele in questo momento, quando Israele eh, ha sempre riempito. Eh, i, i giornali di tutto il mondo e, e il punto è ecco con la questione di questo stato di israele torniamo sempre alla questione che dicevamo prima cioè, sappiamo bene che in russia sono molto presenti c'è cioè un forte legame da tempo antico eh, per vari motivi senza ritornare di nuovo su quello che già si sa a livello storico ma anche come dicevi tu sono molto presenti con i cinesi. Ecco, io ehm, temo molto che, ehm, sai, noi, noi europei in generale, noi italiani in particolare, tendiamo a vedere tutto sempre da un aspetto economicistico. Perché noi siamo abituati, soprattutto dalla seconda guerra mondiale in poi, a occuparci solo di economia. Di conseguenza, tendiamo a guardare gli altri popoli, le altre nazioni. Eh, agire solo sugli interessi economici non è così non è così per il resto del mondo l'abbiamo visto con la russia e molti dicevano all'inizio ah, non attaccheranno l'Ucraina non so se vi ricordate queste famose frasi un po' dette da tutti perché non conviene alla russia perché si ritroverebbero isolati ebbene abbiamo visto quello che è accaduto le grandi nazioni in sé, che si percepiscono come potenza e eh, questo un po' Gli studiosi di geopolitica ne sono perfettamente coscienti, si percepiscono appunto come potenza, guardano solo il potere, la potenza. Si diceva un tempo che i russi sono pronti anche a mangiare pane e cipolle pur di non, non cadere sotto il gioco di qualcuno. I cinesi sono uguali. E Israele è uguale, perché sono nazioni pronte a tutto pur di mantenere la propria potenza. Sono un po' come diceva Spengler, sotto le sue analisi no? storiche, diceva, sono gli stati, i veri stati, non noi in quanto colonia, che sappiamo benissimo quello che siamo, ma gli stati indipendenti che si percepiscono come una storia, come un mito, come una visione del mondo, si sentono un organismo, un organismo che deve espandersi, deve sopravvivere, deve gonfiarsi, usiamo questo termine brutto, orribile, però insomma espandersi sul territorio in generale. La stessa cosa fanno gli Stati Uniti, quindi quello che secondo me dobbiamo vedere è innanzitutto che chi comanda percepisce la propria nazione così, di conseguenza giocano i, le, gli uomini di finanza. Agiscono su questa, facendo leva eh, su, questa, su, su questa spinta. Quindi vanno dove vedono che c'è possibilità di espansione. E attenzione: la finanza non funziona sempre soltanto sulla crescita, come sanno benissimo gli investitori, ma anche sulle crisi finanziere chi gioca anche eh, nel cosiddetto tra trading eh, in borsa, eccetera. Agiscono molto anche al ribasso, Quindi non è che il finanziere. Manovra soltanto sempre uno Stato, ma a seconda segue un certo andamento. Io, secondo me, quello su cui noi ci dobbiamo focalizzare per capire un po' le cose uscire dalla visione eh, economicistica tipica italiana ed europea in generale, e capire che queste nazioni hanno visioni del mondo di espansione, di potenza. Forse così. È possibile capire un po' quello che sta avvenendo ed è purtroppo anche possibile capire la gravità della situazione perché a questo punto io non so chi tra queste parti in causa eh, sia pronto a fare una ritirata. Perché chi è che si ritira dal gioco in questo caso? Qualcuno deve, qualcosa deve avvenire, no? qualcuno deve dire: Ok, mi ritiro io e chi? I russi, dopo aver giocato così in maniera forte, sapendo quanto il popolo russo è orgoglioso, non, non se ne va. Gli americani, dopo tutto il casino che hanno fatto dal 2014 in poi, oltre che prima, e tutta la visione imperiale che hanno, che sanno che stanno giocando, si stanno giocando l'impero anche con il fronte cinese dall'altra parte. Ricordiamoci il casino nell'Indo-Pacifico che è in corso la Cina che è, sta cogliendo la sua occasione e percepisce l'America come un impero in declino, perché leggete i testi, proprio quelli inglesi, sono convinti che gli Stati Uniti è un impero in declino e quindi è il momento no, di schiacciare la situazione. Ecco perché la situazione è molto pericolosa in questo momento, però se riusciamo ad avere una visione chiara, forse è possibile trovare una soluzione. Se invece ci focalizziamo solo su cose, su fattori diciamo da un punto di vista tattico, e eh, se guardiamo quella situazione da questo punto di vista, quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina è rispetto alla situazione strategica un fattore tattico, quindi solo in funzione di questi giochi di potere, forse si riesce a capire come stanno andando le cose e trovare una possibile soluzione. Soprattutto la situazione militare sul campo non è mai quella che rispecchia quello che succede veramente eh, dietro, dietro esatto. le parti, che è la eh. cosa fondamentale, anche se brutto da dire, però eh. la, realtà, eh, la realtà di come funziona il mondo è questa. Abbiamo parlato di Israele, Vincenzo Maddaloni, però eh, per ampliare quindi lo sguardo eh, dovremmo parlare anche di Iran, anche perché in questo momento stanno succedendo delle cose molto importanti in Iran che riguardano anche il mondo femminile tra l'altro e non credo che sia questa situazione molto da sottovalutare anche se ovviamente siamo costretti a parlare in primis di Ucraina, dei bombardamenti da parte russa. Allora, Ci vuoi Michele, dire qualcosa? Ho visto che hai scritto molto sull'Iran in questi eh, giorni. Allora, diciamo così, Michele ha dato giusto spunto per un'altra tavola rotonda perché l'argomento che lui ha posto si presta a discussione infinita, logicamente. Io più che potere parlerei di identità, difesa dell'identità culturale, la quale si esprime nel piccolo in maniera molto fastidiosa sui comportamenti dei polacchi, per esempio, no? che ambiscono a, a evidenziarsi come un popolo a sé nello, nello scenario orientale e praticamente fanno una politica di potere. Chiusa la parentesi. La stessa cosa si può dire dell'Iran perché la, la loro matrice sciita li distingue in maniera determinante dalla, dalla, dal, dal, dai musulmani sunniti. Questo e quindi diventa un discorso a secolo del, dell'Iran. Da tenere a mente che l'Iran... Pratica, rappresenta eh, una rivoluzione vincente del secolo XIX. È l'unica eh, rivoluzione che è sopravvissuta. Le eh, manifestazioni di protesta che ci sono state, con un seguito, un seguito scandaloso, tra di morti, no? sono degli esempi, diciamo così. Di protesta da parte di generazioni che sono nati in anni in cui praticamente era già finita la rivoluzione. Quindi questi hanno, se non dei ricordi, vaghi ricordi di quelli che possono essere stati, non so com'è tutto il pretachiume che lo, lo ha seguito, no? È abbastanza grave, nel senso che vi in, influisce moltissimo la, di, eh, la disinformazione in questa guerra, a differenza delle altre. Cioè delle altre, più delle altre guerre, no? con i, i cyber killer i quali spargono notizie contrastanti e, con, e confusionari sia per gli iraniani interni sia per il popolo esterno, perché non si può dimenticare che la maggior parte, la stragrande maggior parte, del de, 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 de popolo iraniano, è dalla parte degli de Atollà. Questo va perché, perché come diceva prima Michele, loro difendono la loro cultura e in questa diversità costituisce eh, la loro forza da tenere presente che è l'unica nazione che ha mantenuto i confini dall'anno del, 2000 avanti Cristo. Cioè non c'è nazione, quindi è una nazione eccellente che dà molto, stramolto fastidio a Israele su cui Israele non, non si confronta direttamente più di tanto con gli iraniani, ma chiede aiuto ai, ai, agli Stati Uniti, i quali, i quali sono stati eh, sconfitti dagli iraniani non, e non si sono potuti eh, vendicare di quell'oltraggio, parliamolo così, dell'ambasciata, dell'assedio dell'ambasciata dell'anno 1979, il quale al quale essendo come hai detto un giornalista storico ho partecipato, quindi ho visto quello che poteva essere cioè praticamente in quel momento l'orgoglio ir iraniano, per cui è difficile pronunciarsi su quello che sta accadendo di reale in Iran. Logicamente di fronte a queste manifestazioni non si può nemmeno tacere, quindi oltretutto perché sono manifestazioni al femminile da cui abbiamo tutto da imparare. Abbiamo tutto da imparare, però è anche vero che queste manifestazioni alla fine provengono da, eh, da dei gruppi che sono stati finanziati da tantissimi anni dall'Occidente, dagli Stati Uniti, parliamo dei mujahideen, eh, il CARC e, e vari altri gruppi che, che esistono dal momento in cui è stata fatta la rivoluzione. Quindi quello che sta succedendo ora parte comunque al fine di combattere, di, di, al fine di, un, di avere un altro regime change, io penso. Senz'altro è così. Sfruttando sulla la questione femminile. Sì, sfruttando su cui fa perno anche perché fa folklore e quindi è, come, è, il, è il sistema più facile per ricevere eh, il consenso internazionale perché non viene compreso la storia dello Shadow no? Bisognerebbe... e anche se uno la spiega e la rispiega non serve per convincere chi non vive in Iran o in tutto il mondo musulmano, questo ci sono dubbi, ma come pure che venga questa rivoluzione strumentalizzata no? ai fini del diciamo, rovesciamento di, di quello che può essere il regime di Atollah da tenere presente, tra le altre cose, che non è mai venuto meno il, il dialogo tra eh, gli ayatollah, cioè i musulmani sciiti dell'Iran ariano. Bisogna fare anche questa distinzione culturale, in questo senso va, e con il Vaticano, con il Papa. Hanno, gli incontri sono sempre esistiti, persino durante il pontificato di Voitiva, di Voitiva eh, cattolico straconvinto e praticamente conservatore tremendo in questo senso qua quindi senz'altro c'è la lunga mano eh, ripetiamo de, degli stati uniti e soprattutto ripeto questa guerra che è emersa che si, si, si esercita attraverso quello che può essere l'informatica cioè i troll e queste cose varie, che vengono praticamente seguiti dai giovani, quei giovani che non hanno conosciuto la rivoluzione iraniana da vicino. Quindi c'è tutta una sorta di minestrone ben organizzato, ben orchestrato, come c'è in paragone in, in Ucraina. I, 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 I due eventi per certi versi si assomigliano, anche nelle strategie, no? Il ruolo dell'Italia, scusa se apro sta parentesi, deve stare zitta in platea e, tra, e Draghi deve tacere. Questo è il punto. Eh, sul perché ruolo non... dell'Italia io ci eh, avrei scusate. cosa da dire perché eh, leggo nel Toto Ministri del prossimo governo che eh, si fa il nome del, per la farnesina dell'ex ministro degli esteri Terzi. Terzi è uno dei più grandi finanziatori del, eh, dell'opposizione al, al cosiddetto regime iraniano. Quindi a me questo spaventa parecchio perché eh, spingere su un ennesimo fuoco in Iran, che è una posizione strategica nel Medio Oriente per tutti i motivi che avete detto, eh, diventerebbe pericoloso visto che abbiamo già questa situazione che tende al nucleare in Ucraina. No. Ma non è che questo testo sia spinto da grandi idealità in questa cosa, perché praticamente si dimentica, qua attorno al commerciale, che l'Italia era il secondo pa partner a livello mondiale per gli scambi commerciali con l'Iran, primo e la stessa cosa va fatta con, con la Russia, dove con la Germania erano i massimi eh, esportatori. no? E quanto costa questa cosa? cioè questi comportamenti così in malafede dei nostri rappresentanti politici, no? che poi non hanno nessuna influenza. Ho detto chiaro e tondo, perché se la Germania fa una, uno starnuto tutta l'Europa trema, ma l'Italia non è nemmeno in grado di starnutire. Indubbiamente no, però comunque se avessimo delle posizioni più consapevoli di quello che succede nel mondo, forse potremmo anche sopravvivere meglio anche a questo stato di deindustrializzazione che sta venendo avanti, ne parlavi prima tu Tiziana, se la deindustrializzazione interessa la Germania, figuriamoci cosa ne può essere dell'Italia, oggi abbiamo visto i dati che provengono dalla Francia, dalle industrie francesi che fine può fare quest'Europa in questo momento se non cambiano le cose. Ma se crolla la Germania, crolla l'Unione Europea, voglio dire. La eh dopo il Nord Stream, <ride> dopo, <ride> dopo, la, dopo che è stato spento il Nord Stream, eh, penso che la Germania sia si lì lì, insomma, eh. per assolutamente se è la locomotiva dell'Unione Europea vuol dire che insomma questo treno sta per fermarsi completamente eh, e, e, ecco stiamo pagando un prezzo altissimo eh, si parla fra l'altro di, di una perdita di 4 mila miliardi di dollari entro il 2026 che è pari al PIL tedesco quindi eh, davvero siamo sull'orlo di un precipizio dal punto di vista proprio economico ora io eh, davvero non mi sono data una risposta margherita ma ehm, eh, come eh, sia possibile ehm, come sia possibile schiantarsi in questo modo cioè come sia possibile che l'unione europea abbia deciso di percorrere questa strada perché eh, è evidente sotto gli occhi di tutti che, eh, che insomma ma non, non sopravviveremo se andiamo avanti di questo passo. Non sopravviveremo a, eh, molto a lungo. Quindi. Eh, ecco, questa è una riflessione, una domanda: come mai l'Unione Europea ha deciso di percorrere questo, questa strada nonostante la consapevolezza di schiantarsi? Eh, cosa c'è dietro eh, sì, oggi? Ecco eh, il titolo della verità il, in prima pagina Banca Italia scappa la verità, gas caro per imporre il green. Uh, ora c'è sicuramente una volontà anche di andare nella direzione di spingere sempre di più in un momento di crisi anche finanziaria globale di spingere verso il green, guarda caso dietro le più grandi eh, multinazionali del green ci sono sempre loro, Vanguard, BlackRock e State Street, quindi grandi fondi finanziari statunitensi che l'anno scorso raccontai eh, eh, per per, eh, per quanto riguarda diciamo eh, tutte le reti che c'erano dietro eh, le, le big pharma, ma eh, che sono anche allo stesso modo dietro le più grandi multinazionali del green, quindi è possibile anche che ci sia questa spinta in un momento di appunto grande crisi perché eh, insomma, non gode di ottima salute eh, la, eh, il sistema occidentale. Eh, è possibile anche questo? Non so, è una riflessione che, che, che va fatta perché eh, siamo sull'orlo dell'abisso. Siamo sull'orlo dell'abisso, però, Michele, eh, la Meloni a questo punto cosa può fare nell'interesse nazionale? in teoria c'è una possibile strategia eh, che poi bisogna vedere quanto magari loro eh, so, hanno le, le capacità poi di mettere in pratica le possibilità però esiste che è quella che, di cui si parla da parecchio tempo ed è quello di prendere un po' il diciamo così il controllo del, del dei, del gas e del petrolio nel Mediterraneo, nonché nel, uh, dei tratti del, uh, del commercio nel Mediterraneo, che oggi invece vanno verso, totalmente verso il nord Europa. Questa è qualcosa che può essere fatto soprattutto in accordo con gli Stati Uniti. Ovviamente scordiamoci che si possa fare qualcosa in Italia senza l'appoggio degli Stati Uniti o senza il loro aiuto, è ovvio questo. Però guardate, molti analisti dicono che proprio la possibilità del fatto che la Germania si stia opponendo. Agli States Washington potrebbe tornare utile in realtà all'Italia. Perché come sappiamo, dal dopoguerra in poi eh, sono stati gli americani stessi a spingere molto sull'industrializzare la Germania, no? cioè quindi hanno spinto molto loro a, renderlo come, a trasformare gli la Germania come motore. Eh, commerciale, industriale del, dell'Europa. Potrebbe essere un, uh, uno spostare l'asse e credo, credo che eh, alla Meloni sia stato in qualche maniera proposto questo, perché altrimenti non, non si capiscono pure alcune sue prese di posizione nette, improvvise, cioè proprio questo atlantismo improvviso in maniera eh, USA. <ride> proprio da, fanati, da fanatismo no? quasi, eh, cambiando nell'arco di pochissimo tempo. Quindi è evidente che c'è qualcosa dietro, c'è un qualche accordo dietro con gli americani e c'è anche una certa preoccupazione su questo da parte dei paesi del nord Europa. Non è un caso anche che la Francia si è messa a fare e a dire... Eh, che vigileranno sull'Italia quando è la Francia che da tempo punta a prendere il controllo del Mediterraneo e delle rotte del gas e del petrolio. Ricordiamoci quello che hanno fatto in, in Libia eh, nel, 2000, nel 2011. Ovviamente stiamo parlando sempre di ipotesi, di teorie, nessuno ha la sfera magica per capire cosa c'è dietro, ma individuando i piccoli segnali che ci sono dietro, ecco. Potrebbe esserci questo gioco, cioè della serie, appoggiamo senza se senza ma eh, gli Stati Uniti, visto che la Germania eh, non è di questa linea, per ottenere magari una centralità nel Mediterraneo, che è uno degli argomenti che Fratelli d'Italia porta avanti da parecchio tempo. Eh, attenzione, e anche la Marina Militare Italiana eh, porta avanti da parecchio tempo, e mi sembra proprio a settembre. Eh, c'è stata a Trieste, non se non sbaglio, proprio una manifestazione, un, organizza un evento eh, organizzato anche col supporto della Marina in cui parlavano proprio di questo. Quindi credo che eh, in Italia si stia riflettendo su questo fattore qui. Poi come andrà da, co dalla teoria alla pratica, diciamo, eh, c'è cioè di mezzo il mare, l'oceano, altro che il mare però penso ci sia questa mezzo, mezza idea dietro di fare questa piccola operazione. Sì, l'importante è, eh, prima di unire i puntini, parlarne, far emergere i puntini certo. e aprire queste tavole rotonde. Eh, Michele, io vorrei farti una domanda da filosofo. Eh, in pochi giorni, probabilmente anche perché le persone prima stavano in ferie e non volevano rendersi conto della realtà, in pochi giorni siamo... Crollati nell'abisso del terrore. Abbiamo visto tante immagini, bombardamenti e mh, la paura vedo che inizia a dilagare. Come poter affrontare queste notizie che ci arrivano e continueranno ad arrivarci probabilmente? Guarda, come sai, io porto avanti da, praticamente, da sempre ormai eh, lo stoicismo e porto avanti lo stoicismo per un motivo anche riflette oltre per una questione personale che ha aiutato ovviamente me nella vita e quindi mi sono reso conto della, della grande forza che ha questa filosofia nella vita quotidiana, ma soprattutto analizzando i fattori storici. Io eh, quello che vedo da parecchio tempo, da tanti anni, è quello che appunto, recitando di nuovo Spengler, c'è un tramonto dell'Occidente, c'è una decadenza da tutti i punti di vista, è un dato di fatto. Quindi eh, è qualcosa, è un fenomeno storico, Al, dal mio punto di vista la storia ha una vita un po' sua, cioè segue delle sue logiche, per questo pure possiamo fare teorie ovviamente, cercare di analizzare le cose, ma fino ad un certo punto poi prende sempre, c'è sempre qualche vento che cambia completamente la direzione dei fatti, è sempre andata così, e... Però è evidente l'andamento, è evidente l'andamento di questo crollo dell'occidente, privo di valori, di principi, eh, di visione del mondo, al contrario ecco, delle, di queste altre nazioni di cui abbiamo parlato. Ed ecco io penso che proprio in questo periodo di estrema difficoltà abbiamo bisogno di una visione stoica proprio della vita, quindi di restare forti anche sulle, sulle rovine di questo momento che. Comunque andrà, purtroppo sarà veramente, e questa è una percezione che abbiamo tutti, ma penso sia abbastanza evidente: sarà il caos e saranno difficoltà. Eh, la bella epoche è finita. Perché, se guardate, eh, se guardate un po' sempre i fattori storici, ci ritroviamo esattamente. Abbiamo vissuto esattamente no, a livello filosofico, di filosofia della storia un periodo simile a quello che è andato dal 1871 al 1914, appunto la famosa belle epoche. No? In quel periodo nessuno immaginava eh, che il mondo sarebbe ricaduto di nuovo in difficoltà economiche, in guerra e così via. Così come sappiamo bene invece non è stato e perché la civiltà funziona in questo Modo e quello in cui noi ci troviamo, in questo periodo storico in cui ci, noi ci troviamo, è la continuazione, se ci fate caso, della, della fine dei colonialismi no? e, ehm, europei in generale per il mondo, e quindi c'è un continuo, continuo crollo al ribasso di questa civiltà. Quindi, a mio parere, è fondamentale rimanere forti, trovare una visione spirituale alta, stoica, quindi in senso serio, non senza astratto del termine, anche perché riuscire in qualche modo a trasmettere questa visione forte nella popolazione beh, può ricreare in realtà la civiltà, può ricreare di nuovo un sistema sociale forte. Perché ricordiamoci, ed è una cosa che io cerco di ripetere sempre perché noto, Ogni volta che si fa molto confusione su questo, l'etica, la visione etica del mondo è una cosa interna allo Stato, non esterna, non vale per tutti. Non, quello che vale per noi non vale per i russi, come abbiamo detto, non vale, figuriamoci, per i cinesi e così via. Tra Stati, purtroppo, lo scontro è sempre di potere, di potenza. Vige proprio la parte più brutale del termine, ma dobbiamo essere forti noi all'interno, in quanto popolo, a ricreare un'etica in maniera da dare un corpo, no? un corpo organico a queste persone. Quindi, a mio parere, la visione stoica serve sia a noi quanto individui per non cadere nella paura e sia in quanto società, perché un popolo spaventato è un popolo distrutto, un popolo vittima di qualsiasi cosa, diventa. Uh, un popolo preda di chiunque e, e di qualsiasi evento della storia. Un popolo forte interiormente si può riprendere anche dalle, dalle macerie. Vincenzo Maddaloni, mm. ma il popolo, il popolo tedesco in questo momento, cioè la domanda che voglio farti è, nelle vie eh, tedesche si respira la stessa aria che respiriamo noi oppure il popolo tedesco ha una forza in più? ci respira un'aria molto peggiore di quella che noi stiamo vivendo perché eh, il tedesco è abituato a un certo ordine e una certa coerenza basti pensare il pane lì costa non come a Venezia dove la media è di 8 euro al chilo perché quello diciamo comune alle 8 e mezza è finito invece in eh, Germania costa in media 2 euro e mezzo adesso una, un aumento del 10%, 5%, li terrorizza, per cui loro appoggeranno senz'altro qualsiasi diciamo, decisione del governo che li tuteli e che praticamente li eh, rassicuri che il welfare continua come è continuato finora. Lo spunto, logicamente, se ci fosse stata la Merkel. Uso il sé perché è più che appropriato in questo caso qua, in Europa non saremmo e in Germania tantomeno nella situazione in cui siamo oggi. Perché? Non perché fosse una santa, ma perché essendo nata nella DDR comunista e poi passata nel, nella parte capitalista aveva l'arte di saper mediare. Per quanto riguarda il messaggio forte da trasmettere, io sono pienamente d'accordo eh, sulle manifestazioni che Tiziana sta organizzando, ma posso immaginare la difficoltà forte nel, nell'organizzare queste manifestazioni, mentre alla mia epoca, parlo del famoso 68, era una, praticamente la cosa più facile del mondo organizzare una manifestazione. Qual è oggi la... È, diciamo la mancanza fondamentale, secondo me, per trasmettere un messaggio forte, cioè no, non manca il, la personalità di riferimento che sia in grado di trasmettere questo messaggio. Cosa dobbiamo dire? Ci siamo ridotti soltanto al Papa, e questa è la gravità di questa particolare situazione. E quando si parla di confronto eh, che ci può essere tra la Belle epoca e il mondo che stiamo vivendo, c'è una difficoltà di, c'è una differenza di fondo che è determinata dallo smartphone, il quale contribuisce a alimentare una eh, diciamo, eh, atomizzazione dei sentimenti culturali. Ecco perché ritorno e poi concludo, nella, se riesce, le faccio un fraterno e grandissimo eh, augurio a Tiziana a consolidare una manifestazione a livello internazionale o comunque già europeo, sarebbe già un grosso successo. Logicamente sarà un evento veramente rivoluzionario, costruttivo, propositivo, in questo senso qua, un messaggio forte. Per la gente, per indurla a sperare, soprattutto questo è l'importante. Sì, sono d'accordo Tiziana, credo che sia veramente ci sia la possibilità di fare un evento costruttivo che genera speranza e penso che questo sia un evento molto importante. Ma perché, se c'è la possibilità di crearlo, ma perché eh, crearlo dal vivo con una manifestazione con le persone fisi fisicamente che si trovano sui posti oppure. Eh, Vincenzo ha citato ehm, gli smartphone oppure perché non fare una cosa più semplice sui social qual è la differenza Ma, perché esatto, spingi sì. ad una manifestazione allora, reale tanto, eh, io credo che questa sia una cosa molto importante sì. perché da, da chiarire per mh, fare in modo di convincere le persone che è necessario che una risposta ai governi forse la si può dare solo in determinati modi allora, guarda Margherita, cosa sono servite le manifestazioni negli ultimi due anni? Eh, cosa sono servite? Sono servite a far incontrare un popolo che aveva una visione simile, eh, e incontrandosi hanno iniziato a ricreare nei singoli territori delle comunità. Io ho girato tantissimo l'anno scorso e sono anche in contatto con molti eh, gruppi eh, territoriali sparsi in tutta Italia. Italia. Non so se è un fenomeno che sta avvenendo anche in altri paesi, ma in Italia sì: sta avvenendo una rivoluzione silenziosa, molto silenziosa, di cui pochi parlano: ehm, di, eh, che parte proprio dai territori. Quindi un ricompattamento eh, ripartendo da, una, eh, da cose anche semplici, dall'aiutarsi in un momento di difficoltà. Eh, faccio un esempio molto semplice e banale, ma dove, dove abito, io abito in campagna, 18 famiglie si sono unite per coltivare la terra, cose impensabili fino a un po' di anni fa. Eh, è un esempio ovviamente semplice per dire che c'è una, eh, una, una parte del popolo italiano che si è messo in cammino, eh, che eh, magari non è ora nelle piazze, ma perché sta scegliendo un'altra strada cioè ricreare quelle comunità di cui non avevamo più eh, non eravamo più abituati perché questo sistema eh, ci ha resi eh, individualisti per cui dovevamo basare a, se, a noi stessi senza pensare che invece la forza viene proprio dalla comunità in cui tu eh, ti muovi per cui eh, io al, nel lungo periodo sono molto fiduciosa perché questa rivoluzione Silenziosa, eh, spero che prenda sempre più forza e possa aumentare, come dire, anche di volume la sua, la sua così capacità di anche di incidere politicamente. Sono ovviamente dei piccoli passi perché eh, siamo, come diceva appunto Michele, è la fine di una civiltà. Noi stiamo vivendo a tutti gli effetti la fine eh, di un modello eh, che non ci appartiene più, forse non ci ha mai appartenuto come italiani perché noi siamo un popolo italiano ma siamo un popolo mediterraneo e affondiamo le radici in quella cultura, nella cultura mediterranea che va assolutamente ripresa in termini di identità. Quindi, eh, insomma, eh, riportare tante persone in piazza non è semplice, ma eh, ci proviamo perché eh, sarebbe un segnale meraviglioso in questo momento eh, di scoraggiamento e di sfiducia perché appunto quello che abbiamo davanti a noi è eh, forse percepito come troppo grande rispetto a quello che singolarmente noi possiamo fare? Bene, allora io innanzitutto auguro veramente di cuore che una grandissima manifestazione di popolo eh, si possa realizzare, si possa concretizzare o quantomeno si possano mettere le basi per creare eh, un grande movimento che possa fermare eh, le politiche belliciste da chiunque provengano. E, e ringrazio tutti voi tre ospiti perché penso che eh, questa tavola rotonda abbia avuto un livello eh, più alto del, della norma e quindi eh, vi ringrazio tanto, ringrazio il pubblico che è stato qui con noi ad ascoltare tutti quanti. E, e quindi buona serata a tutti e buona fortuna a tutti. Grazie. Grazie, grazie. grazie.